Pubblicato questa mattina il bando per l'assegnazione dei 64 alloggi del contratto di quartiere. Si tratta di alloggi di ultima generazione isolati sismicamente con classe energetica più alta. Sono 24 gli alloggi riservati alle coppie di anziani, 16 per le giovani coppie, 8 per anziani con disabilità e 16 per studenti. La consegna avverrà entro il 31 marzo 2017, mentre il termine ultimo per presentare la domanda presso l'ufficio protocollo del Comune di Sulmona è fissato per il 14 dicembre, esattamente fra un mese. Possono farne richiesta agli anziani che abbiano compiuto il settantesimo anno di età dalla data di pubblicazione del bando, nel caso di coniugi il vincolo sull'età è da intendersi riferito ad almeno uno dei componenti della coppia gli anziani con disabilità riconosciuta, gli universitari maggiorenni fuori sede che non abbiano la residenza nel comune di Sulmona e distante da quest'ultimo almeno 35 chilometri e che risultino iscritti presso uno degli istituti superiori presenti sul territorio comunale o che frequentino i corsi del consorzio del polo universitario di Sulmona. I nuclei familiari con almeno un componente non superiore ai 35 anni di età costituitesi entro i due anni precedenti alla data della domanda o ai sensi della legge delle unioni civili. Alla domanda vanno allegati l'eventuale copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di lungo periodo o del permesso di soggiorno con validità almeno biennale, l'eventuale certificato che attesti il possesso di una condizione di invalidità, l'eventuale attestazione di presenza di barriere architettoniche nell'alloggio occupato, il documento di identità non scaduto, l'eventuale iscrizione scolastica o universitaria. Per conoscere i punteggi da attribuire e per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.comune.sulmona.acu.it